Negli ultimi 10 anni con Guglielmo Minervini abbiamo cambiato la Puglia, l'abbiamo resa migliore, abbiamo inventato bollenti spiriti. Oltre 800 gruppi di giovani pugliesi hanno potuto trasformare la propria idea in una startup. Un investimento pari a 20 milioni di euro in 6 anni. Con Libera il Bene abbiamo restituito alle comunità i beni confiscati alle mafie, creando spazi e servizi per i cittadini. Con Laboratori Urbani abbiamo ridato vita a 150 edifici abbandonati, trasformandoli in spazi per i giovani e le loro attività. Un investimento di 44 milioni di euro dai fondi FAS. Abbiamo garantito a tutti l'accesso al mare. In Puglia, per legge, il 60% è spiaggia libera per i bagnanti, la percentuale più alta d'Italia. Abbiamo collegato la Puglia all'Europa. Oltre 6 milioni di passeggeri viaggiano con le compagnie aeree low cost da e verso gli aeroporti di Brindisi e Bari. Abbiamo promosso la legge sulla legalità e sulla partecipazione. Abbiamo inventato i laboratori dal basso, un nuovo modello di formazione che ribalta gli schemi. Stiamo conducendo una dura battaglia contro il caporalato e il lavoro nero dei migranti. Oggi in Capitanata il marchio Equapuglia certifica le aziende che ricorrono solo al lavoro regolare. Tra qualche minuto inizieremo l'incontro, vi preghiamo di prendere posto, ci scusiamo per il ritardo ma abbiamo avuto un piccolo problema di organizzazione. Se ci accomodiamo tutti, ci sono delle sedie libere alla sinistra del palco. Invitiamo i relatori a prendere posto qui alle mie spalle. La nostra colonna sonora può anche continuare, ci farebbe piacere se continuasse. Le persone che sono in piedi, se gentilmente vogliono accomodarsi, ci consentono di iniziare. Avanti, Luke.
Unisciti al lato oscuro, è grandissimo. Ma sentiamo chi c'è. Io, l'imperatore. C'è quello Scott, lo conoscerai, è fantastico. E James Khan. Sarò tuo amico se ti farai sculacciare. Non mi unirò mai al lato oscuro. Mai e poi mai. Se ci sono persone in piedi possiamo aggiungere delle sedie. Magari se le aggiungiamo, le stiamo aggiungendo da quella parte, vi potete accomodare. Papà, mi ha detto che tu hai ucciso. No, io, un secondo, momento cruciale. Ok, no, io sono tuo padre. Ok, anche se non vedo come questo possa influire in co... Allora, buonasera a tutti. Non c'è problema. Buonasera a tutte e a tutti. Salutarvi questa sera, darvi il benvenuto, ha per noi un valore particolare. Ha il valore di una accoglienza che vi riserviamo, di un benvenuto all'interno di questo spazio dal quale siamo partiti con col primo evento della Forza all'inizio di settembre. E ritorniamo oggi, che siamo già oltre la metà del mese di novembre, l'abbiamo trasformato in uno spazio, come potete vedere guardandovi intorno, che comunica alcuni dei nostri concetti importanti, alcuni dei concetti chiave di questa serata. Il benvenuto che vi diamo è ad essere partecipi e protagonisti attivi questa sera e a partire da questa sera, di questa sfida collettiva che abbiamo lanciato già da tempo e che oggi vogliamo mettere al centro del nostro incontro. L'incontro di questa sera, lo sapete, ha come tema fondamentale quello della salute. Noi vogliamo parlare di salute stasera, non vogliamo parlare di sanità. Abbiamo deciso di declinarlo con un concetto più ampio. Abbiamo scelto di fare questo perché vogliamo ragionare tutti insieme, provare ad agire tutti insieme, provare a mettere la salute al centro del ciclo della vita. L'allestimento che vedete qui non è fine a se stesso, non è solo bello, non è solo esteticamente suggestivo. Noi calpestiamo un prato di erba vera, ci sono persone che sono sedute su delle pedane rialzate che rappresentano 3 dei 4 elementi, che rappresentano nell'ordine l'aria, l'acqua e la terra. E il fuoco invece è seduto su una panchina, su un cuscino rosso, a simboleggiare il fuoco, e il fuoco che vogliamo che accenda la passione, la partecipazione di quanti sono qui. Ed è ovviamente Guglielmo Minervini. D'accordo, ci proverò. No, provare no, fare. Gli elementi della natura
saranno questa sera con noi rappresentati, raccontati da tre amici che abbiamo invitato ad essere qui e a darci il loro contributo, un contributo fondamentale. Li ringraziamo per il lavoro che hanno fatto con noi in questi giorni che hanno preceduto l'incontro e per quello che ci offriranno stasera. E sono Elvira Tarsitano, che è una biologa ambientalista, alla quale abbiamo affidato l'elemento dell'acqua, e sono Gianluigi De Gennaro, che è ricercatore di chimica dell'ambiente, al quale abbiamo chiesto di portare con sé l'aria, e sono Matteo Spagnuolo, ricercatore di chimica agraria, che ci racconterà la terra. Ognuno di loro avrà a disposizione un tempo che abbiamo calcolato in una durata contenuta di una decina di minuti, affinché l'incontro si tenga insieme con un buon ritmo, e ognuno di loro coinvolgerà anche altri ospiti, che sono i loro ospiti, che interagiranno insieme a loro nel loro intervento. Il primo intervento invece è quello al quale abbiamo voluto così un po' ironicamente dare la definizione di quinto elemento. Vedete che ci accompagniamo anche con delle musiche particolari, vi abbiamo accolto con la colonna sonora di Star Wars. Tutto quello che ci circonda non è proprio normale, non è proprio tipico di un incontro di campagna elettorale, perché noi non siamo così e vogliamo raccontarci anche attraverso la musica, attraverso la comunicazione, attraverso i colori, attraverso tutto quello che facciamo. E quindi affidiamo a Cristiano Simone, che è medico genetista ed esperto in genetica oncologica, che è un nostro nuovissimo amico, che ha avuto anche l'intuizione di formulare l'incontro sulla salute in questa maniera, che ci ha travolto e coinvolto e appassionato in una direzione alla quale questa sera stiamo dando vita. Affidiamo a Cristiano Simone l'inizio di questo incontro, e a tutti quanti buona serata. Provare no, fare o non fare, non c'è provare. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, è veramente molto bello vedervi tutti qui stasera. È bello perché appunto l'impostazione che stiamo dando con Guglielmo al problema della salute non è un'impostazione che vuole minimamente scansare i problemi di quello che sono i problemi della sanità. Quelli andranno affrontati e quelli saranno un altro capitolo. Qui vogliamo dare l'idea di quello che significa mettere la salute al centro del sistema Puglia, perché la salute è la forza della vita. Mettere la salute al centro del sistema vita, quindi tra gli elementi come li abbiamo presentati stasera, tra terra, aria, acqua, significa che prendersi cura dell'ambiente che è intorno a noi è un fattore decisivo per la nostra salute. Mentre venivo qui mi ricordavo dove ero l'anno scorso, e l'anno scorso ero in Rai per presentare la settimana della ricerca. Allora, la ricerca è importantissima, sostenere la ricerca oncologica è fondamentale. Lì si sostengono 4.000 ricercatori all'anno, lì si finanziano le terapie del futuro, e non dobbiamo mai dimenticare che la ricerca è il presente del nostro futuro. Però questo non può bastare, perché questo significa inseguire la patologia, significa certo prenderci cura di chi già oggi è malato, ma significa non ragionare su chi non deve ammalarsi. Io esco spesso dal laboratorio e vado in ambulatorio. Ho un ambulatorio, partecipo a un ambulatorio di genetica oncologica, e ogni giorno vedo pazienti, vedo famiglie. E la cosa che mi chiedo è: che cosa fa la politica per queste persone? Che cosa facciamo noi per queste persone? Che facciamo per noi stessi? Perché poi quelli che ci ammaliamo siamo noi. Ogni famiglia, purtroppo, ognuno di noi ha un'esperienza di questa in famiglia. Allora viene da sé il discorso sulla prevenzione, ma la prevenzione non può essere rimpallata, direi, sui singoli.
perché io posso seguire gli splendidi consigli dell'Unione Europea, i 12 consigli dell'Unione Europea sulla prevenzione del cancro, ma se poi esco di casa e nell'aria c'è lo smog, a me in 15 anni viene un tumore del polmone. Questo finalmente è uno studio che abbiamo avuto dopo 13 anni, uno studio che è stato fatto a livello europeo in 37 città, studiando 300.000 persone. Finalmente, nel 2013 sono usciti dati che dicono che il particolato, cioè il PM5 e il PM10, quello che noi respiriamo ogni giorno, questo ha una correlazione diretta con il cancro del polmone. Questo significa che non c'è un numero che possa andare bene. Gli stessi valori soglia che sono indicati dalla Comunità Europea sono cancerogeni, perché c'è una relazione di dose e risposta. Significa che quei numeri vanno abbattuti. Allora, se pensate il fatto fondamentale di avere dati per poter fare correlazioni, perché altrimenti non ci sono gli strumenti per poter parlare con le persone. Pensate che qualche anno fa sulla copertina dell'Espresso, qualcuno di voi l'avrà visto, c'era una foto del professor Veronesi, che è uno dei padri dell'oncologia italiana, che in assenza di dati diceva che lo smog è meno cancerogeno della polenta. Adesso noi sappiamo che lo smog è causa del 10% di tutti i tumori del polmone. La polenta, perché il professor Veronesi stuzzicava sulla polenta? Perché l'alimentazione è fondamentale. Oggi noi sappiamo che il 30% dei tumori nasce a tavola. Così come, ribaltando il dato, possiamo prevenire il 30% delle neoplasie lavorando sull'alimentazione. Ma ancora una volta stiamo rimbalzando il problema sulle persone, su di noi, su di voi. Perché se io seguo i consigli e quindi consumo le cosiddette 5-7 porzioni di frutta e verdura al giorno, ma la falda è inquinata, cosa sto facendo? Quindi quello che mi veniva da pensare mentre venivo qui è che noi dobbiamo lavorare sulla consapevolezza. Dobbiamo tutti noi renderci conto di quello che è il problema. E la malattia oncologica è paradigmatica. È paradigmatica del bisogno di salute, è paradigmatica del fatto che la salute è un diritto e deve esserlo, ma soprattutto ha un fortissimo impatto sociale. Il malato oncologico non è mai solo, c'è sempre una famiglia che lo segue. È considerato che fino a un po' di anni fa era considerato il grande male, neanche se ne parlava. Adesso per fortuna abbiamo tanti mezzi e ci sono tante energie che stanno sviluppando terapie nuove. Però questo, ribadisco, significa continuare a inseguire la malattia. Noi vogliamo lavorare sulle cause, noi la vogliamo prevenire. E allora l'idea è quella appunto di lavorare sulla consapevolezza di ognuno di noi. Perché se noi capiamo come i nostri tessuti si trasformano, se noi capiamo che non è tanto che il tumore è una malattia, il tumore è una nostra risposta a un'interazione con l'ambiente. Quindi è l'ambiente, quello che sta intorno a noi, che è il reale problema. Allora, se noi riusciamo a vedere quello che succede, se noi veniamo informati anche dagli altri, dagli amici che sono qui, su che cosa succede intorno a noi, questo ci può dare la forza di fare scelte consapevoli, di poter scegliere sulla base di un'informazione che è stata data. Quando vengono i pazienti in ambulatorio, hanno visto già decine di colleghi, anche bravissimi luminari milanesi, ma nessuno che si prende un quarto d'ora per spiegare alle persone di che cosa stiamo parlando. Sono tutti pronti a dare numeri, a far vedere foto, a parlare di cose spesso che sono anche spaventevoli. Ma l'obiettivo deve essere un altro, l'obiettivo deve essere capire, deve essere sapere, deve essere conoscere. E solo così possiamo gettare le basi per un ambiente migliore. Perché abbiamo scelto il cancro come paradigmatico? Oggi parliamo di salute, quindi non è solo una questione di salute oncologica, ci sono le broncopneumopatie, ci sono le malattie degenerative. È paradigmatico perché sta raggiungendo dei numeri impressionanti. Le ultime stime ci parlano di un rischio cancro lungo tutta la vita di un uomo su due,
significa il 50%, di una donna su tre significa il 33%. Significa che se oggi tiriamo una linea e guardiamo i prossimi 80 anni, in Italia siamo circa 50 milioni, significa avere una previsione di 20 milioni di tumori. La settimana della ricerca che si è conclusa è venuta fuori con un dato: ogni giorno ci sono 1000 nuove diagnosi. Significa che in un anno dobbiamo aspettarci 360.000 nuove diagnosi. E allora usciamo dallo spavento, torniamo alla vita, ed è per quella vita che noi dobbiamo lottare. E allora partiamo dal ciclo della vita e ragioniamo sul fatto che quello che noi siamo è quello che noi beviamo, è quello che noi respiriamo, è quello che noi mangiamo. Sono cose buone che ci fanno bene, ma se in questi elementi rientrano elementi dannosi, elementi nocivi che possono essere cancerogeni o nocivi in altre forme, è lì che si crea il problema. E il problema qual è? È il problema che quando questi elementi nocivi, che qui sono rappresentati come questi fulmini rossi, colpiscono le nostre cellule, le colpiscono per tanto tempo. Pensiamo all'esempio più facile, il fumo di sigaretta. Si inizia a fumare durante l'adolescenza, si continua a fumare, fino a che dopo 15 anni più o meno insorge la neoplasia. Quindi vuol dire che serve un danno reiterato, lungo, quasi cronico, per far venire questo problema. Quindi ci fa anche capire che ci possiamo lavorare su questa cosa. E come possiamo lavorarci se non la conosciamo bene? Allora cerchiamo di spiegarla con un esempio abbastanza semplice. Qui nelle celluline che vi ho fatto vedere prima, al centro c'è un puntino nero. Quello si chiama nucleo e quello contiene il codice della vita, contiene il DNA. Allora immaginiamoci, come in questa diapositiva presentata, che quel DNA che cos'è? È un'enorme libreria. È la libreria dove ci sono tutte le informazioni che regolano la nostra vita. Cosa c'è in questa libreria? Ci sono i geni. I geni sono 23.000, sono tanti, e ognuno di questi geni lo immaginiamo come un libro. Questo libro a che serve? Questo libro non è altro che un manuale di istruzioni, come quando acquistiamo un telefonino, un elettrodomestico. Prima di premere qualsiasi pulsante, leggiamo il libretto delle istruzioni. La stessa cosa fanno le nostre cellule. Prima di fare una qualsiasi funzione, hanno bisogno di andare nella centrale operativa, prendere il libro giusto e leggere quello che devono fare. Infatti, la libreria è organizzata per scaffali, come se ognuno di noi adesso andasse in una libreria. Io magari andrò a prendere un libro dal settore scienza, un altro prenderà un libro dal settore letteratura. La stessa cosa le fanno le nostre cellule. Ognuno di quegli scaffali è importante per una funzione cellulare. È importante, per esempio, per assumere lo zucchero. Ci sono le notizie e le informazioni fondamentali per far entrare lo zucchero nelle cellule. È importante per far sì che da una cellula iniziale, rotondina, un po' semplice, si generino quegli esempi di cellule che abbiamo portato lì, le cellule del sistema nervoso che ci fanno pensare, le cellule del sistema muscolare che ci fanno camminare, le cellule dell'intestino che ci fanno assorbire i nutrienti. Tutte hanno la stessa libreria, perché la libreria è uguale per ognuno di noi nel nostro interno. Ma è l'uso differenziale della libreria che è fondamentale. Alcune cellule useranno alcuni scaffali, altre cellule ne useranno altri. Poi ci sono degli scaffali che sono uguali per tutte le cellule. Qui ci sono le regole delle funzioni più importanti. E la funzione più importante è quella di regolare la crescita delle nostre cellule. Tutti abbiamo una mano. Se la guardiamo, ha 5 dita e ha una forma. Perché non cresce di più? Perché si ferma in questa forma? Uno cresce e tutti abbiamo 5 dita. Perché nei libretti di istruzione ci sono queste informazioni dettagliate e, come vedete,
la nostra vita dipende dal fatto che una cellula diventa due, poi due diventano quattro. Questi passaggi sono assolutamente regolati dalla biblioteca. Che succede però? Quando noi assumiamo elementi dannosi, ripeto, che respiriamo, che mangiamo, che beviamo, con chi entriamo in contatto, è come se dei teppisti arrivano nella libreria. Possono rompere, possono strappare delle pagine, possono rubare dei libri, possono dare fuoco ad alcuni libri. Che cosa succede? Che l'informazione è persa. Però per fortuna, ed è il motivo per cui siamo arrivati in così tante persone al giorno d'oggi, abbiamo dei meccanismi straordinari all'interno delle nostre cellule. Abbiamo dei meccanismi che permettono non solo di bloccare questi teppisti che arrivano, ma sono anche in grado di recuperare l'informazione, come degli amanuensi che sulla una copia di questo libro riescono a ricopiarne un altro. Che cosa succede però? Che quando il livello di cancerogeni o comunque di sostanze dannose supera un certo livello, la libreria è fuori controllo. La proliferazione delle cellule, quindi la crescita delle cellule, non è più regolata e purtroppo si forma un tumore. Allora, con questa consapevolezza, che passo la palla agli amici che sono qui per relazionarvi sugli altri elementi, e con questa consapevolezza che io mi auguro che tutti insieme riusciamo a convertire questo schema in questo schema, perché la salute, la nostra salute, è al centro del ciclo della vita. La nostra salute ha bisogno di elementi sani. Grazie. Perché ci sembrava importante provare ad allargare, oltre il numero delle persone che stasera ha potuto raggiungere questa sala, provare ad allargare la possibilità di fruire di questo incontro. Allora Cristiano passava la palla ad Elvira Tarstano, per cui io ti passo il microfono, ti chiedo di accomodarti. Grazie. Intanto buonasera a tutti e grazie di essere qui. E un grazie particolare a Guglielmo, a Monica, a Cristiano, a Vittorio, un po' a tutti quelli che hanno pensato e organizzato questo evento, e un grazie ai miei amici e colleghi Matteo e Gianluigi. E l'acqua. Lui dice che le cellule impazziscono ad un certo punto se sbagliano a prendere un po' i libricini nella libreria. E anche con l'acqua, probabilmente noi siamo tutti qui, ma a me piace un po' per deformazione professionale ricordare una cosa molto importante, un po' noi siamo gli animali dall'identità perduta e dobbiamo un po' per pescare nella nostra memoria e cercare un po' di andare a recuperare qualcosa che probabilmente abbiamo dimenticato. E soprattutto mi piacerebbe, su questo ci tornerò, spero nei miei 10 minuti di stare nel tempo, perché sarebbe molto interessante l'argomento da sviscerare probabilmente in più occasioni, ma mi auguro che ce ne possano essere altre occasioni proprio per non imparare, solo recuperare qualcosa che è già dentro di noi, perché noi in quegli elementi lì che un po' prima vedevamo ci stiamo dentro tutti. Quindi non è che stiamo al di fuori, no? Abbandoniamo questa visione un po' antropocentrica, mi piace molto di più quella biocentrica, insomma, un po' sempre per la mia deformazione professionale, ma sostanzialmente credo che questo va anche a voi e chiederei un po', ritornando su quello che appunto è la nostra memoria e facendo un passo un po' all'indietro, perché il passato, la storia, non possiamo lasciarla alle nostre spalle, dobbiamo abbandonare questa logica lineare e riprendere quella circolare, che è quella scritta nei nostri geni, che sta contenuta in quelle cellulette che abbiamo visto prima lì e siamo nati da lì. C'era una mia carissima collega, carissima perché la sera non ho avuto la fortuna di conoscerla, una grandissima scienziata, che ci diceva la grande innovazione è stata quella, ad un certo punto appunto, quelle cellule che sono uscite, siamo arrivati ad essere quello che siamo oggi in questa biosfera, ci stiamo, quindi l'aria, la terra, l'acqua sono gli elementi che da cui noi veniamo fuori e ce lo dice, c'è scritto nel nostro DNA, nella nostra storia evolutiva. E quindi chiederei ad Alma di riportarci per un attimo indietro rispetto a quello che è appunto la nostra memoria. 600 avanti Cristo circa,
Talete. L'acqua è la sostanza da cui traggono origine tutte le cose. La sua scorrevolezza spiega anche i mutamenti delle cose stesse. Questa concezione deriva da constatazione che animali e piante si nutrono di umidità, che gli alimenti sono ricchi di succhi e che per gli esseri viventi si disseccano dopo la morte. L'acqua è il principio di tutte le cose, le piante e gli animali non sono che acqua condensata e in acqua si risolveranno dopo la loro morte. Quindi, come vedete, era un po' una cosa che sapevamo già da tempi molto molto lontani, dobbiamo solo andarlo un po' a ripescare. Se noi, io mi riallaccio un po' a quello che diceva Cristiano e immaginiamo un po' Guglielmo su questa, diciamo in qualche maniera, filo conduttore, ha parlato molto di ecosistema e lo ringrazio per questo, perché molto spesso noi sempre ambiente, no, ne dobbiamo parlare di ecosistema più che di ambiente, perché è di quello che si tratta, in cui ci sono i componenti tanto cari ai nostri amici Matteo e Gianluigi, cioè quei componenti chimico-fisici, e poi ci stanno gli organismi viventi. Questa è una cosa, è un assunto che da cui non possiamo prescindere. E poi c'è il flusso dell'energia, della vita all'interno del nostro ecosistema, e quindi se noi lo guardiamo un attimo, che cosa ci viene in mente? Immediatamente, la cosa che ci viene subito all'occhio appunto è quella della logica circolare, non di quella lineare, in cui tutte le cose sono collegate tra di loro, tutti gli elementi e tutti gli esseri viventi sono collegati tra di loro. E questo è una cosa che adesso mi viene da spiegarlo in maniera un po' anche da dirla da un punto di vista scientifico, ma c'era gente che viveva a diretto contatto con la natura, e chiederei a Marcello chi già in altre epoche ci ricordava tutto questo. Noi ci abbiamo messo un sacco di tempo per elaborare, noi scienziati, diciamo, tra virgolette, o noi studiosi, o chi fa questo lavoro, si è nel corso del tempo, soprattutto negli ultimi 20 o 30 anni, ha elaborato tutte queste teorie, e in realtà poi c'è qualcuno che non sapeva nulla di tutto questo e che diceva le stesse cose che noi diciamo oggi attraverso una dimostrazione scientifica. E quindi, come vedete, le cose poi alla fine partono e arrivano sempre grazie a quell'ottica, a quella centralità delle cose, arrivano alla stessa conclusione. Marcello, grazie. L'acqua scintillante che scorre nei ruscelli e nei fiumi non è solo acqua, ma il sangue dei nostri antenati. Se noi veneremo la nostra terra, voi dovete ricordare che essa è sacra, e dovete insegnare ai vostri bambini che essa è sacra, e che ogni riflesso spettrale nell'acqua chiara dei laghi ci narra gli eventi e ricordi della vita della mia gente. I fiumi sono nostri fratelli, essi placano la nostra sete. I fiumi trasportano le nostre canoe e nutrono i nostri figli. Se vi vendiamo la nostra terra, dovete ricordare di segnare ai vostri figli che i fiumi sono nostri fratelli e vostri, e dovete poi trattare i fiumi con la gentilezza con la quale tratterete un fratello. Tutte le cose sono collegate, tutte le cose sono unite tra loro. Qualsiasi cosa accada alla terra, accada ai figli della terra. L'uomo non ha tessuto la trama della vita, ma solo un filo di essa. Qualsiasi cosa lui faccia alla trama, lo fa a se stesso. Capo Seattle. Grazie. E accelerando velocemente, ma non vi dico nulla, è solo perché mi serve. Questo è il ciclo dell'acqua, il ciclo degli elementi, poi degli altri, poi ne parleranno gli altri amici che sono qui. E io devo parlare dell'acqua, molto quello che insegniamo ai nostri bambini a scuola, proprio velocemente, no? Evaporano, le nubi vanno giù. Però noi adesso dobbiamo riportare il tutto a noi, al presente e alla Puglia, perché stiamo parlando del futuro della Puglia, e quindi vediamo il ciclo dell'acqua in Puglia. È un ciclo, com'è rispetto a quello precedente, un ciclo dell'acqua aperto, quindi già abbiamo creato una perturbazione, quella che noi comunemente chiamiamo inquinamento, cioè il ciclo è aperto, non si chiude, quindi già il primo elemento, ed è una follia. La gestione del ciclo dell'acqua
in Puglia ma in tutta Italia, diciamo siamo un paese che da questo punto di vista è quello più riceve più infrazioni della Comunità Europea rispetto a quella che è la gestione del ciclo dell'acqua. Noi pugliesi, io pugliese d'adozione, perché come sentite dal mio accento sono nordica e vengo da Bolzano, non scherzo, sono calabrese, però vivo Bari da 30 anni, quindi però sono contenta perché anche la biodiversità culturale è importante, non bisogna mai perderla. Però conosco molto bene la Puglia e spesso mi piace anche ricordare che probabilmente voi pugliesi non vi rendete conto della bellezza straordinaria dei luoghi della Puglia. E ne apprezzo molte particolarità, però purtroppo devo dire, ahimè, nel corso degli ultimi 20-30 anni, io personalmente quando ero più giovane, più anche fisicamente me lo potevo permettere, amavo fare subacquea, e vi posso assicurare che nei 20 anni a questa parte come sono cambiati gli ecosistemi costieri grazie anche a una gestione cattivissima, perché l'Adriatico, ahimè, è una piccola piscina, quindi quello che noi facciamo al mare restituiamo in qualche maniera, poi gli effetti si vedono, e quindi abbiamo ereditato tutta una serie di cose, l'alga killer, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque ci sono state una serie di modificazioni che sono state dimostrate da un punto di vista scientifico, quindi non voglio fare allarmismo. Di fatto, che cosa accade? Accade che il ciclo dell'acqua in Puglia è quello che vedete lì, quindi noi preleviamo l'acqua dalla falda, oltre a quella che ovviamente prendiamo, e qui ci sarebbe da aprire tutto un altro discorso sull'acqua che i pugliesi utilizzano dal Pertusillo, e con lo sblocca Italia, ahimè, che aumenterà quello che c'è, cioè, lì in Basilicata c'è una situazione pazzesca, bisognerebbe un po' parlare, i movimenti sono molto arrabbiati a questo punto di vista, li avevamo anche invitati stasera, però hanno detto non vogliamo sapere niente perché... voi avete approvato un decreto che non ci siamo, quindi dobbiamo lottare con tutte le nostre forze su una cosa di questo tipo, perché rientra sempre nell'ottica che non possiamo fare la politica borderline. Da un lato dire vogliamo il sole, il mare, il vento e tutto, e poi trivellare, costruire, fare tutta una serie di cose, buttare acqua nel mare creando dei disequilibri a livello ecosistemico non indifferenti. Qui ci potremmo parlare anche ore su questa diapositiva, però di fatto è un ciclo che abbiamo interrotto, lo chiudiamo e con grosse ripercussioni. L'acqua, poi dobbiamo anche tener conto anche dell'equità, perché noi non possiamo continuare a parlare della sostenibilità e parlare solo della sostenibilità ambientale e non ricordare noi italiani, noi cittadini più fortunati, che l'acqua, noi abbiamo, che l'88% della popolazione mondiale non ha accesso all'acqua pulita, noi ne utilizziamo, immaginate quando rispetto agli altri, e lì vedete quella la gioia dell'acqua. In altri popoli in cui l'acqua non c'è, non hanno diritto tutti avere dell'acqua pulita. Stiamo rischiando anche noi paesi fortunati di non poter più avere quella gioia, o comunque non riusciamo a apprezzare, perché probabilmente il fatto che ce l'abbiamo sempre lì, apriamo il nostro rubinetto dell'acqua, non ci consente di percepire anche questo, il famoso discorso dell'animale e dell'identità perduta, diamo per scontato troppe cose e questo non ci aiuta in qualche maniera a fare delle cose. È evidente che tutte quelle cose che noi facciamo, che abbiamo detto anche della non chiusura dei cicli, cosa fa? L'acqua è uno degli elementi abbondanti nel nostro paese, però per assurdo quella lì pulita, pura, è rarissima, pochissima rispetto a quelle che sono le nostre esigenze, perché tra le altre cose non ci permettiamo anche il lusso di sprecarla. Quindi com'è possibile non contaminarla? Per tra le altre cose stiamo facendo diventare, dopo essere stati noi per lungo tempo il paese spazzatura, soprattutto il sud, adesso ancora al sud del mondo continuiamo a regalare i nostri scarti, i nostri rifiuti. E sì, quanti imiti ho? Pochissimi, ci siamo. Un'altra, per ricollegarci un po', quindi che
rispetto a quello che un po' ci leggeva Marcello, tutte le cose sono collegate, quindi ogni azione nostra interferisce inevitabilmente con quelli che sono gli elementi nel contesto ambientale. Quindi che cosa succede? Che oltre a questo, oltre a questa diciamo problematica, l'acqua si spreca, noi non chiudiamo i cicli e via discorrendo, c'è un altro elemento che è strettamente collegato, che è quello del cambio climatico, che è legato con tutti gli altri elementi che adesso andremo a vedere. Quindi siamo nell'era dei cambiamenti climatici ed è evidente che ci sono una serie di eventi estremi, quindi le alluvioni, per rimanere nel tema che mi riguarda, e quindi il rischio clima si va a legare ancora di più con quello che sono le politiche della salute. E anche su questo, proprio ritornando un po' a quello che è il discorso della correlazione o della memoria antica, c'era gli elementi. Ippocrate ci diceva qualcosa, Alma? Ippocrate nel 400 avanti Cristo circa affermava che chiunque desiderasse studiare medicina dovrebbe procedere così: in primo luogo considerare le stagioni durante l'anno e i loro effetti. Infatti non sono tutte uguali, ma si differenziano. Poi ciò che è comune a tutti i paesi: il vento, il caldo e il freddo. Poi ciò che è specifico del luogo. Grazie. Anche questo è un elemento di riflessione, ed è evidente che se noi a tutte le altre cose che ci siamo detti aggiungiamo anche le problematiche legate al clima, quindi gli impatti, vediamo immediatamente che c'è una correlazione immediata tra quella che è la scarsità di alimenti e di acqua, e quindi tutti gli effetti sulla salute, sulle varie malattie, tra cui anche il cancro. Da noi queste sono nel 2005, quindi memoria più recente. Cosa può accadere? Lì abbiamo sfrato un grande disastro. Quindi queste le metto solo perché dobbiamo riflettere, perché se scorriamo e andiamo a vedere tutti i comuni a rischio nel territorio pugliese, ci sono quasi tutti. Quindi il lavoro da fare è tanto, è molto importante, ci dobbiamo concentrare su queste cose, queste barie. E qualcuno di voi che vive nel quartiere di Libertà avrà, passando, guardate quella targa, io appunto non sono barese, ma ogni volta che ci passo mi fa venire i brividi, che ricorda l'alluvione. Ma all'epoca, questo poi è il famoso canalone, se non teniamo o non rispettiamo, non facciamo tutta una serie di cose, abbiamo costruito, non c'è più lo sfogo. Eppure quella targa ci dovrebbe dire, insegnare, lasciare una memoria, sta lì, perché dovremmo ricordarci alcune cose. E questo che cosa vuol dire? Lo diceva prima Cristiano, dobbiamo iniziare ad approcciarci alle cose con una visione ecosistemica. Quindi è necessario che noi in qualche maniera passiamo a di integrarci, reintegrarci di nuovo con l'ambiente, la natura. Noi siamo la natura, non siamo qualcosa che sta al di fuori, ci stiamo dentro, dobbiamo sempre tenerlo a mente. E quindi chiuderei con due grandi scienziati che dicono qualcosa, che noi possiamo solo sopravvivere come specie se viviamo in accordo le leggi della biosfera, e la biosfera può soddisfare i bisogni di tutti se l'economia globale rispetta i limiti imposti dalla sostenibilità e dalla giustizia. Come ci ha ricordato Gandhi, la terra ha abbastanza per i bisogni di tutti, ma non per l'avidità di alcune persone. E sta tutto lì: integrazione sociale, sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Grazie. Grazie, Elvira. Grazie Elvira, grazie agli amici che sono intervenuti dalla postazione dell'acqua. Passiamo la parola a Gianluigi De Gennaro. Grazie a tutti innanzitutto per l'invito, io sono sempre felicissimo
di non solo di sostenere Guglielmo in tutto quello che fa, indipendentemente che sia diventato presidente della nostra regione. Sì, conosco Guglielmo da non mi ricordo quando ti conosco, cioè quando ho cominciato ad avere un'idea chiara su alcune cose per combattere per quelle, ti conoscevo, per cui ti conosco davvero da una vita. E vabbè, visto che ci siamo, posso dire anche per chi sosterrò prima di cominciare questa cosa. Io sosterrò Guglielmo non perché lo conosco da tempo, una persona fantastica, molti di voi lo conoscono e per me, per molti di voi è un modello di vita e non solo, ma io non lo sosterrò per questo. Io ti sosterrò perché se tu diventi presidente della regione, io divento presidente della regione. Questa è la ragione per cui ti sosterrò. E perché non sono più disposto a dare deleghe in bianco, non sono più disposto a delegare il mio futuro e il futuro dei miei figli. Questa è la ragione per cui lo sosterrò. E sai qual è la cosa bella? Che se Vittorio, se lui diventa presidente della regione, oltre a me come presidente, ci sarai anche tu come presidente della regione. E tu come ti chiami? Luca, eppure tu sarai presidente della regione. Questa è la cosa fortissima. Questo dobbiamo far passare. Vabbè, mo dico senza. Mo invece dico queste cose che riguardano l'aria, che è quello da cui. Senza stipendio, sì, vabbè, lo stipendio. Vabbè, andiamo invece a queste cose. Come diceva Cristiano, molto dell'impatto sulla salute passa attraverso l'esposizione inalatoria. Esposizione inalatoria che è un po' più delicata delle altre esposizioni come l'acqua, i terreni, eccetera, perché mentre quelli in qualche modo ce li scegliamo, ci possiamo recuperare, all'esposizione inalatoria l'aria che respiriamo è quella che troviamo, cioè non possiamo andare a metterci le bombole di ossigeno per recuperare l'aria. Ed è particolarmente importante perché, come vedete qui, l'aria che respiriamo e tutto quello che porta con sé va a finire fino agli alveoli polmonari se le particelle sono molto piccole, se si tratta di gas, e questo significa che va a finire il nostro sangue, quindi noi stiamo portando in ciclo sostanze nostro malgrado che possono essere tossiche. Le sorgenti un po' le conoscete tutti. Tra l'altro io ho impostato questa relazione non tanto per parlarvi di come funziona il ciclo dell'aria, ma anche per farvi vedere quanto tutta la conoscenza o gli studi che stiamo facendo poco determina le politiche di qualità dell'aria del nostro paese e anche della nostra regione. Purtroppo è così, cioè si fanno delle scelte indipendentemente dalle conoscenze che abbiamo a disposizione. Per cui queste sono un po' le sorgenti. Come potete vedere, fondamentalmente lì dove c'è una combustione ci sono inquinanti che sono potenzialmente tossici per il nostro organismo. Una qualunque combustione, perché anche questo bisogna dirlo. Vedete, qui ho messo il falò che si fa in una delle nostre feste, credo grottaglio o qualcosa del genere. Cioè considerate che anche con quel falò, per fortuna, a cui per fortuna non ci esponiamo sistematicamente, ma anche un falò molto più piccolo, quello che le stoppie o gli sfalci di potatura che bruciamo nei campi, inquinano come 10 macchine, ok? Quel falò inquinerà come forse qualche migliaio di macchine. Questo è importante perché bisogna capire che non è quello che bruciamo, ma abbiamo sempre bruciato legna ovunque, comunque, nessuno ha avuto mai problemi. No, invece questo è proprio il problema. Il problema non è quello che bruciamo, ma è come lo bruciamo, l'efficienza con cui lo bruciamo. Questi producono una serie di inquinanti che direttamente o indirettamente ne produrranno degli altri. Anche questi possono essere innocui, ma molti di questi sono anche tossici e determineranno una serie di impatti sulla salute, alcuni importanti a lungo termine come quelli di cui ci parlava Cristiano, altri invece anche a breve termine in relazione alla loro concentrazione in atmosfera. E come diceva Cristiano, poi finalmente l'anno scorso è arrivato il WHO, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e ci ha detto: guardate, quello che voi respirate è cancerogeno. Cioè non quello che respirano alcuni, quello che tutti quanti voi respirate è cancerogeno. Benissimo. E tra l'altro non ha detto così soltanto con un'affermazione secca come quella che vi ho fatto, l'ha detta con i numeri. Ha detto: guardate che 223.000 persone all'anno muoiono per questa ragione nel mondo.
e ha detto che queste sono le sostanze importanti, e ha detto anche che il rischio di tumore al polmone in relazione all'incremento della concentrazione di alcune di queste sostanze è del 22% per un aumento di 10 microgrammi per metro cubo di PM10 e ogni 5 microgrammi il 18% di aumento di rischio di tumore al polmone. Cioè, considerate, come prima diceva Cristiano, che fa una considerazione su questo, che anche i limiti vanno ormai, sono passati di moda, non hanno più significato quasi, tant'è che soltanto gli italiani andiamo ancora dietro ai limiti, perché gli altri paesi europei utilizzano questi come indicazione per sapere in termini conoscitivi, qualcuno dice anche in termini interpretativi, come sta cambiando, ma non che fermi il traffico o prendi una decisione perché ha superato un limite o no. Tra l'altro tra un po' ne parleremo, ma secondo voi se il limite è 1 e stiamo a 0,99, stiamo tutti bene, nel momento in cui stiamo a 1,01 la gente cade stecchita per terra. Capito come? Cioè si tratta di dare significato a quello che facciamo e che determina le nostre politiche. Ma come si fa a parlare di qualità dell'aria e non parlare di Taranto? Tra l'altro il progetto Sentieri, che è un progetto organizzato, sviluppato dall'Istituto Superiore di Sanità e finanziato dal Ministero della Salute, ha indicato questi dati gravissimi per questa città. Adesso qui vedete l'aumento complessivo per causa di tumore dell'11% rispetto alla media regionale, e poi rispetto invece alle città della provincia vedete l'incremento per moltissimi di questi tumori. Pensate al colretto nel caso degli uomini, oppure allo stomaco nel caso delle donne, numeri da rabbrividire come potete immaginare, eppure diciamo niente di significativo cambia, tant'è che considerate, io oggi non vi ho portato molti dei miei risultati anche per non essere autoreferenziale, ma quando io giravo l'Italia e il mondo portando i risultati di benzopirene a Taranto, in platea nei convegni dicevano oh. E i convegni scientifici non sono come allo stadio che la gente fa casino, fa cacciana, uno parla e tutti zitti. E si veniva su, oh. Poi quello di affianco diceva, no, ma questi dati di Taranto, lì hanno, allora adesso si spiega tutto. E così, così andando avanti, oh, e poi si placava perché glielo spiegava. Perché in tutto il mondo si sa che dove sta un impianto siderurgico, questa problematica è forte. In tutto il mondo, tranne che a Taranto, tranne che in Puglia, perché noi invece dobbiamo andare a fare verifiche, sopraverifiche. Ti immagini Cristiano a fare ogni giorno ad uno l'analisi del sangue per verificare i parametri che ha? No, perché sa, non siamo sicuri. Ma tu c'hai l'impianto siderurgico? No, ma e fai un'altra verifica. Abbiamo speso milionati di euro a preso queste cose, quello che ho chiamato accanimento diagnostico, non accanimento terapeutico, diagnostico, perché volevamo essere sicuri che fosse quella società. Anche perché sai che succedeva? Che un persona diceva, ah, questa è saltata, vabbè, fa niente. Dice lui, questo è il traffico, mica siamo noi. Un po' come, vi ricordate, il film Johnny Stecchino, quando quello spiegava, lo zio gli spiegava che c'era un problema a Palermo e non sapevamo di che problema si trattava, il traffico era il grande problema a Palermo. Dopo la siccità e l'Etna, te lo ricordi, Vito, quel film? Insomma, così un po' era a Taranto, cioè uno poteva dire che il problema era il traffico. Poi sono venuti campioni di questo genere, dopo che noi abbiamo dimostrato che il problema del traffico era quello, però dall'altra parte hanno riso tutti nel mondo, perché dice, vabbè, vuoi verificare questa cosa ovvia. Poi sono venuti campioni di questo genere, no, ma tutto quello che avete fatto è privo di un contenuto scientifico. Per cosa te li faccio? Il commissario del governo che ci diceva dopo anni di studi che quello che avevamo fatto è privo di contenuto scientifico. Cioè, come faccio io a delegare il futuro dei miei figli a un personaggio del genere a cui facciamo fare la spending review, facciamo fare tutte queste robe qua? Il concetto di limite. Tu come ti chiami invece? Cristiano. Oh, Cristiano. Secondo te chi li fissa i limiti? Il limite del benzopirene o il limite della concentrazione di benzene in atmosfera, chi li fissa? Chi è pagato di più? Mica li fissa Cristiano i limiti. Cioè, se voi pensate che si faccia una valutazione di carattere epidemiologico, tossicologico, si dica, ma su questa base mettiamo i limiti, anche perché per quanto vi ho detto Cristiano, se io c'ho un cancerogeno, è inutile che fissi un limite, quello è il rischio di tumore, qualunque concentrazione, non devo per questo fissare un limite, anzi devo sapere,
come sappiamo, che associato a una certa concentrazione di quel cancerogeno, io ho sicuramente un'incidenza di patologia. Per esempio, per il benzene noi abbiamo che associato a un microgrammo per metro cubo di concentrazione di benzene abbiamo un aumento di incidenza di 4 persone su un milione che si beccano la leucemia. Cioè noi abbiamo deciso che socialmente accettabile, quale il limite fosse 1, che 4 di noi su un milione si prendono la leucemia. Ma dico di più, noi quel limite ce l'abbiamo a 5, non ad 1, a 5. Capite come poi la gente bisogna raccontarle queste cose. Quel benzapirene che noi andavamo a verificare a tanto se era 1, se supera 1 o no, perché se non superava 1 l'ILVA non la potevi toccare. Sono 9 casi su 100.000 abitanti, non 4 su un milione, 9 su 100.000 che prendono il cancro al polmone in questo caso. Capite di che stiamo parlando? E quando stavamo a 0,9 non erano 9, erano 8. Però chiaramente, e questo come diceva il Signore prima, non lo decide Cristiano, lo decide un tavolo di portatori di interesse, dove c'è chi vende, chi compra, chi ha presente anche le associazioni ambientaliste e via, che dice vabbè, questo è socialmente accettabile, dobbiamo confrontare le esigenze dell'economia del paese con le esigenze di salute della popolazione. Guardate, però non è solo questo, questo per esempio è un quadro fatto di un'indagine epidemiologica, no? Che ha fatto l'osservatorio di tumori della Puglia, dove vedete che non è soltanto Taranto e Brindisi, e vedete che c'è una Puglia interessata, anzi c'è sta, vedete parte del Salento lì, c'è tutta un'epidemiologia che è difficile da spiegare con le attività antropiche che insistono sul territorio, e là qualcosa ci deve essere successo. Allora noi stiamo studiando anche di altre cose, per esempio esposizione nei ambienti confinati, perché anche voi, ciascuno di noi deve essere consapevole di quello che si porta a casa. Ma qui volevo vedere se riesce a parlare Anna Maria. Ce l'hai un microfono, Anna Maria? Oh, ok. Devo? Stringere? No, ma sono gli ultimi interventi, faccio parlare loro, basta. Che stai a fare tu, Anna Maria? No, noi siamo capofila di una delle reti di laboratori pubblici di ricerca regionali che si occupa anche di studiare i fenomeni di inquinamento indoor, cioè nei luoghi confinati, per esempio negli ambienti vita, nei nostri ambienti di vita. Quindi vogliamo comprendere e valutare quali sono i fenomeni, le cause sorgenti di questo che generano questo inquinamento, e andiamo quindi a studiare, a monitorare le emissioni, per esempio derivanti dai materiali, dai complementi di arredo, dagli articoli che comunemente abbiamo nelle nostre case o quotidianamente maneggiamo, di cui magari non conosciamo la potenziale pericolosità. E siamo anche all'interno di un gruppo di lavoro dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui partecipano tanti partner a livello nazionale, che sta iniziando finalmente a redigere le prime linee guida in questo ambito, quindi inquinamento indoor, e grazie al nostro contributo siamo alla seconda linea guida e andiamo avanti così. Cioè, le linee guida italiane le ha scritte Anna Maria e un'altra ragazza che si chiama Annalisa, che sono uno di Margherita di Savoia e l'altro di Rutigliano in Italia, le hanno scritte loro. Vabbè, grazie. Allora, come diceva lei, facciamo un'indagine su questi materiali, perché noi ci portiamo a casa dei materiali, non è che sappiamo cosa entra dentro casa, le sostanze che non sa nemmeno il produttore, non sa esattamente cosa ci sta vendendo. Noi faremo con la finanza una serie di sequestri sui materiali cinesi, però anche su quelli italiani, non sono da meno. Perché nessuno sa cosa ci mette, Henkel che produce i nostri detersivi, lo sa fino al 95% della quantità di peso, mica se il resto. Manto, tu ci vuoi dire qualcosa? Per esempio adesso l'Europa sta dicendo ai produttori no data, no market. Se tu non mi dici cosa ci metti lì dentro, io non ti faccio più vendere le tue sostanze chimiche, io ho prodotto i tuoi articoli. Anto, 30 secondi. Sì, sono Antonio, il prossimo presidente della regione, con te, Guglielmo. Presentato. Allora, ho 38 anni, mi occupo di chimica, ma soprattutto sono un contadino e coltivo biologico perché conosco la chimica. Quello che ho fatto, la mission in questi anni è stata quella di trasferire alle imprese del territorio i concetti di chimica pulita, di chimica sostenibile e soprattutto di chimica chiara per un consumatore consapevole. Per questo ho frequentato un master che si chiama CCLP, che nel titolo aveva tutto il suo significato, valore alla sostenibilità dei processi produttivi e tutela della salute e dell'ambiente. C'è un binomio che troppo spesso abbiamo dimenticato e sul quale continuiamo a lavorare, sul quale invito Guglielmo a creare opportunità.
valorizzazione dei processi produttivi e tutela della salute, perché le produzioni sostenibili hanno due effetti positivi: fanno bene all'ambiente e contribuiscono a riempire di meno gli ospedali, visto che parliamo di sanità. Grazie Antonio. E infine, parliamo di qualità dell'aria, qualche volta parliamo di sostanze tossiche, altre volte parliamo di sostanze che non sono così tossiche, ma che determinano comunque la qualità della vita delle persone. Tanto per cambiare sempre su Taranto, stiamo facendo un progetto importante di cui magari davvero 30 secondi, Stefania, dopodiché io ho finito, grazie. Noi abbiamo messo a punto un progetto innovativo che consiste nel recuperare tramite un centralino telefonico tutte le chiamate della popolazione quando, diciamo, percepiscono un odore molesto. Quindi il fulcro attivo di questo progetto è proprio la popolazione che tramite le loro chiamate vanno ad alimentare un database, quindi a dare la misura effettiva delle molestie che percepiscono. E proprio grazie a loro poi con questo database va a automatizzare un campionamento dell'aria in quel momento in quella zona. Ora, grazie alla collaborazione con ARPA Puglia, stiamo sperimentando proprio questo progetto in quella zona e sta iniziando a dare ottimi risultati. Grazie Gianluigi, grazie ai suoi ospiti. Matteo Spagnuolo per l'ultimo intervento sull'elemento terra. Buongiorno a tutti. Grazie per avermi invitato, grazie a chi ha organizzato, grazie tanto a Gianluigi per, insomma, avermi coinvolto in questa bellissima serata, in questa bellissima esperienza. E spero che, insomma, da questo possa nascere qualcosa di molto bello in futuro. Insieme a qualche collega, appunto, che è presente lì sul palco, insomma, parleremo un po' di questa terra, diciamo, di questo suolo. Il suolo è fondamentale. Noi sappiamo che il suolo è una risorsa non rinnovabile. Strano, perché pure c'è così tanto di suolo. Ma non è rinnovabile perché un problema grosso del suolo è che ha una grossissima capacità di depurare, quindi di limitare la contaminazione dei comparti che sono vicini. Però purtroppo quando viene contaminato, quando si degrada, è veramente difficile recuperarlo. Per cui è fondamentale, appunto, cercare di mantenere elevata la sua qualità e possibilmente cercare di migliorarla. Per dirla, insomma, come diceva Baden Powell, che forse è caro a Guglielmo, noi dobbiamo cercare di lasciare il mondo un po' migliore, anzi molto migliore, brutto dirlo, e quindi la terra di come l'abbiamo trovata. Il suolo, poi, tra l'altro, non dobbiamo considerarlo come un qualcosa di senza vita, costituito da sostanze minerali, magari da sostanze organiche, che è molto importante. Anche qui c'è presenza di acqua, ma è soprattutto molto ricco di microrganismi. Quindi ha una biodiversità elevatissima. È proprio in funzione di questa biodiversità che deve essere elevata per far sì che, appunto, la qualità sia elevata, del suolo sia elevata. È evidente che se abbiamo un suolo di qualità, e quindi dove c'è una biodiversità importante, noi potremmo ottenere dei prodotti di qualità, sia frutti, anche i prodotti trasformati in agricoltura. Per qualità è evidente che non dobbiamo sempre intendere la classica qualità estetica, quella a tutta più organolettica, ma bisogna considerare anche i contenuti salutistici degli alimenti e soprattutto l'assenza di sostanze che, purtroppo, come abbiamo detto, come abbiamo visto, possono creare i problemi. E per far sì che, appunto, si possano, e questo è possibile, perché in molte realtà, come diceva l'amico, è possibile ottenere prodotti di qualità e quindi è possibile scegliere. Abbiamo questa capacità, come diceva Gianluigi, di scegliere, appunto, i prodotti che non dovrebbero creare problemi. Sebbene anche questi prodotti, dobbiamo dire, sono esposti all'inquinamento diffuso, che è anche quello atmosferico, quindi l'agricoltore non può farci nulla a riguardo.
Quindi ci deve essere il concetto di sostenibilità, che è importante, quindi che è l'intreccio di queste tre esigenze. L'esigenza ambientale, abbiamo visto che insomma tutti quanti siamo consapevoli di questo. Non dobbiamo dimenticare però l'esigenza economica, perché comunque chi lavora in agricoltura bisogna appunto garantire un reddito, ma anche sociale, e quindi far sì che questo reddito sia equidistribuito. Dare dignità a chi lavora, quindi magari anche lotta a caporalato in situazioni che appunto Guglielmo insomma conosce benissimo. Purtroppo nel mondo ci sono molti siti contaminati, molti suoli sono contaminati per effetto di una serie di attività dell'uomo, quali produzione industriale dei servizi, produzione industriale, industria del petrolio, trattamento dei rifiuti, civili e industriali e così via. Quindi questa grossa contaminazione, questo numero elevato di siti contaminati presenta all'interno una serie di contaminanti che sappiamo che creano problemi, quali metalli pesanti o minerali, idrocarburi policiclici aromatici di cui parlava Gianluigi, idrocarburi aromatici e così via. E tra questi purtroppo ci sono, sebbene in misura minore, non ci sono siti contaminati che presentano elevate concentrazioni di pesticidi, ma i pesticidi sono stati soprattutto, e questo vi dirò qualcosina a riguardo, un problema nel passato. E quindi è evidente che tutte queste sostanze presenti nell'ambiente, nel suolo e quindi potenzialmente negli alimenti creano dei problemi a una serie di organismi, tra cui l'uomo, e quindi problemi. Problemi di tossicità, come mutageni, carcinogeni, estrogeni e così via. Quindi anche qui c'è un ciclo, però in questo caso è un ciclo che noi dobbiamo cercare di interrompere. È un unico caso in cui noi dobbiamo cercare di interrompere questo ciclo, e cioè quello che ha fatto l'uomo e purtroppo ancora continua a fare con le sue attività non sostenibili, e sono quelle appunto di produrre rifiuti, di ridurre nel suolo, nella terra, la biodiversità, riduzione quindi della qualità dei suoli, della fertilità dei suoli, per effetto anche dell'inquinamento. Quindi questa attività assolutamente dovremmo dare un taglio a questo, per far sì che poi l'uomo stesso non risenta delle problemi che questo stesso sta creando. I siti contaminati nel mondo sono tantissimi, anche in Europa. Si pensa che addirittura in Europa sono circa 3 milioni, queste stime sono in difetto, stanno aumentando. C'è 3 milioni di siti che presentano attività contaminanti. Purtroppo l'attività di, come ho detto, è molto difficile la bonifica dei suoli. È molto, molto costosa, proprio perché dicevamo che insomma un suolo è facilmente, possiamo considerarla come una spugna, quindi è difficilmente allontanabile il contaminante. Sono soltanto 80.000 i siti che sono stati bonificati. Anche in Puglia, come sappiamo, ci sono 4 siti che sono addirittura di interesse nazionale, e su questi siti è stato fatto praticamente nulla, ben poco, qualcosina sulla fibronit. In Italia ci sono tantissimi siti, pochi siti sono stati bonificati. E in Puglia, questo è un dato comunque che sta crescendo nel tempo, ci sono circa 122 siti, tra cui ci sono discariche, distributori di carburanti dovute ad incidenti, siti industriali. Quindi la situazione da noi è veramente tragica. Considerate che nelle vicinanze di questi siti si fa agricoltura, e quindi potenzialmente questi contaminanti possono arrivare da noi. Giusto qualcosina su uno dei problemi che insomma attanaglia tutti ed è fonte di discussione notevole, ed è quello dei residui appunto dei pesticidi, brutto termine, prodotti fitosanitari degli alimenti, che noi sappiamo che gli agricoltori utilizzano, hanno utilizzato alla grande nel passato per combattere i patogeni e i parassiti. Ebbene, si sta lavorando, cioè la situazione nel mondo e soprattutto in Italia sta migliorando rispetto al passato. Se vediamo la situazione di 10 anni di
15 anni fa, 20 anni fa, addirittura 20 anni fa, e quindi e sono i risultati che noi stiamo avendo adesso dal punto di vista epidemiologico, il 6% dei campioni frutta e verdura, cioè di alimenti, erano campioni assolutamente irregolari, cioè presentavano livelli di pesticidi superiori a quelli consentiti dalla norma. Anche lì se ne può discutere, però la situazione non è poi così difficile come qualche presentava Gianluigi. Adesso siamo a livelli dello 0,5%, è certo che anche in questo caso si può lavorare per ridurre, livelli che comunque sono notevolmente più bassi rispetto alla media europea. Quindi non dobbiamo sempre frustarci, quindi ogni tanto insomma se ne può parlare. Una problematica però è quella, è ancora aperta, della presenza di più residui nel nostro alimento. Per cui insomma da studi psicologici ancora non è chiaro l'effetto combinato della presenza di residui. Tra l'altro, per quanto di queste sostanze, certamente fino al recente passato sono state utilizzate molte sostanze che avevano effetti tossici, cancerogenici, genotossici, ma attualmente, diciamo adesso dal 2003 ad ora, sono stati completamente eliminati dal commercio, quindi attualmente non sono più utilizzati, sebbene ancora presenti come contaminazione di fondo nell'ambiente. È presente ancora il DDT, considerato. E quindi è molto interessante cercare pure di implementare nella Regione Puglia questa direttiva, che poi è stata approvata, il piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei pesticidi, è stato approvato recentemente, a gennaio del 2014, dove mette in atto una serie di situazioni che limitano notevolmente l'uso delle sostanze, quali il monitoraggio delle avversità, l'utilizzo principale di metodi biologici e fisici sostenibili, rotazioni e così via. E soltanto in situazioni dove veramente il reddito dell'agricoltore potrebbe essere compromesso, è possibile utilizzare sostanze che attualmente, quelle commercializzate, però, qua apriamo una parentesi, con le attuali conoscenze non dovrebbero creare problemi tossicologici di natura cancerogenica. Un esempio dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Un punto critico, purtroppo, e questo in agricoltura insomma è molto importante, è quello della preparazione delle miscele. In questa situazione abbiamo una contaminazione puntiforme che può determinare una diretta contaminazione proprio delle acque superficiali e profonde. Considerate che nonostante la nostra falda sia molto profonda, è una falda, il nostro territorio è carsico, quindi c'è una diretta relazione con le falde. Per cui l'utilizzo di situazioni del genere che possono limitare il movimento dei pesticidi nella falda possono ridurre notevolmente il problema, ed è quello che è avvenuto nei paesi scandinavi, diciamo con gli incentivi regionali, statali, che hanno fatto sì che nelle aziende si potessero creare queste strutture, la concentrazione di prodotti fitosanitari, di pesticidi nelle falde si ridotta notevolmente. Vorrei giusto due secondi introdurre Ignazio, che ci parla un attimino delle attività che noi stiamo conducendo. Sì, buonasera a tutti. Allora, si è parlato dei problemi del suolo, però capiamo un po' anche come li stiamo tentando di studiare, come li stiamo studiando per trovare soluzioni e per trovare modalità per appunto risolvere questi problemi. Noi nel Dipartimento studiamo il sistema suolo, quindi l'intero, studiamo la qualità del suolo, quindi l'inquinamento, la presenza di inquinanti, la loro concentrazione, la sostanza organica, ma anche gli organismi del suolo, che sono in questo sistema sono strettamente correlati. Uno dei progetti, per esempio, è il Micro X-Ray Lab. In questo progetto, in questo laboratorio, tramite la strumentazione di questo laboratorio, possiamo studiare gli inquinanti di un suolo, quindi caratterizzare completamente un suolo, sia dal punto di vista chimico, mineralogico, ma possiamo conoscerne gli inquinanti al fine di studiare metodi per
appunto la bonifica dei suoli, tecniche per la bonifica. Il fatto di dire che è presente un agente chimico non significa, che ne so, parliamo dell'arsenico, oppure a livello ambientale si è parlato prima dell'amianto, della fibronite. Il fatto di dire che un minerale c'è amianto, l'amianto è un tipo particolare di minerale, quindi la caratterizzazione mineralogica è molto importante e anche della specializzazione chimica, quindi sapere ad esempio se c'è arsenico, che tipo di arsenico è. Quindi noi attraverso questo laboratorio possiamo tranquillamente fare delle analisi in situ, quindi immediate, avere una conoscenza immediata di quello che è un sito, ma attraverso la microfluorescenza possiamo conoscere come viene distribuito un determinato, come si distribuisce un determinato elemento chimico all'interno di un campione biologico di suolo. Attraverso la microtomografia possiamo conoscere la porosità e la struttura di un suolo, quindi capire l'acqua come entra nel sistema, e quindi attraverso la microscopia elettronica conoscerne le varie fasi e quindi il risultato di processi di bonifica anche. Ma non serve solo sapere che tipo di inquinante c'è, ma bisogna capire anche le modalità con cui gli organismi le assimilano e che tipo di inquinanti assimilano, in che concentrazione. E questo è un altro dei progetti sviluppati all'interno del Dipartimento. Ma il fatto che un individuo, un individuo assimili un determinato inquinante non è del tutto negativo, se vogliamo, perché possiamo utilizzarlo a nostro favore. Ad esempio possiamo usare piante. La phytoremediation sfrutta appunto la capacità di assorbimento delle piante di alcuni inquinanti per estrarli dal suolo. È un processo lento, ma che comunque ha buoni risultati sulla bonifica dei siti. Attraverso il progetto Valbior studiamo un altro problema, che è la quantità di sostanza organica nel suolo. Le piante, noi siamo fatti di sostanza organica, se non c'è sostanza organica nel suolo noi non possiamo bere soltanto, dobbiamo pure mangiare, ci servono degli elementi che ci servono per costruirci. Quindi il fatto che c'è questa scarsità, la scarsità di carbonio organico all'interno del suolo provoca effetti sia sulla qualità che sulla resa, quindi sulla quantità del raccolto. E usando materiali come compost o digestati riusciamo ad apportare sostanza organica al suolo, ma anche a risolvere un altro problema, che è quello dei rifiuti. Diventano così, da scarto, questi rifiuti diventano una risorsa che in Puglia, che è appunto una tendenza e ha un DNA agricolo, diventano appunto una risorsa anche economica. Grazie per l'attenzione. Grazie Ignazio. Volevo giusto dire due cose su questa diapositiva. Questa è praticamente una pubblicità degli anni 40, mostrava praticamente come il DDT usato allora praticamente non creava, dice che non è assolutamente dannoso per gli uomini, effettivamente non ha una tossicità acuta elevata, però noi sappiamo, non sappiamo se allora le industrie sapessero che quella sostanza poteva creare quei grossi problemi noi sappiamo adesso. Però il discorso è che quello che noi adesso conosciamo delle sostanze, e quindi l'uso di queste sostanze, è probabile che nei prossimi 10 anni possano rivelarsi anche molto dannose. Giusto volevo chiedere, ok? Grazie a tutti. Grazie Matteo. Il ciclo degli elementi aria, acqua, terra si completa con l'intervento di Guglielmo Minervini, cui affidiamo, come dicevo prima, la possibilità di accendere un fuoco e completare il ciclo degli elementi. Guglielmo. Grazie. Grazie Monica, grazie a tutti i nostri ospiti e amici, grazie soprattutto a voi, alla pazienza che ci state mettendo. Immagino che la domanda ricorrente che vi state facendo tutti quanti voi, ma per caso abbiamo sbagliato location, stiamo in una puntata di Piero Angela, no? In una puntata di divulgazione scientifica, è vero, eh? E io penso che invece tutto quello che abbiamo sentito finora
abbia a che fare con la politica. E direbbe quello, ci azzecchi, caspita che ci azzecchi. E proviamo adesso, diciamo, ad estrarre proprio il filo di una riflessione dalle numerosissime sollecitazioni. Vedete, è una serata un po' strana, in effetti è una forma di campagna elettorale piuttosto eccentrica, ci piace così, ci piace spiazzarci, ci piace appunto creare situazioni nuove. E io penso che questa sera in fondo che cosa stiamo provando ad incrociare? Stiamo provando ad incrociare, intanto è stata una bella serata di consapevolezza di noi stessi, diciamo, ne usciamo un po' più arricchiti. Da stasera, diciamo, qualche domanda in più su quello che facciamo, insomma, ce la faremo, ecco, ce la porremo. E fa cultura perché è importante, e io credo che la cosa più decisiva per questa campagna elettorale è che, a partire dalle cose che abbiamo sentito, vorrei che estraessimo il filo di un ragionamento politico. Cosa ha a che fare tutto questo con la politica? Allora, anche io la voglio prendere un po' da lontana e poi ci avviciniamo alle cose nostre, alle primarie del 30 novembre, a quello che dobbiamo impegnarci a fare per il 30 novembre. Alla lontana, non so se anche voi avete questa percezione, ma in fondo, guardate, stiamo parlando della propaggine di un mondo che parte molto lontano, lontano. Diciamo, stiamo ai titoli di coda della modernità. Quando, cioè, ad un certo punto abbiamo pensato di poterci separare dal nostro habitat, dal nostro ecosistema, affrancarci dai vincoli della natura per costruire una civiltà artificiale. Noi siamo immersi dentro questa lunga narrazione, dentro questo lungo racconto, diciamo pure dentro questo lungo delirio, che è nato alcune centinaia di anni fa. Noi stiamo ai titoli di coda di questa roba qui, non stiamo attraversando, cioè, un tempo qualunque. Sta attraversando un tempo il quale si sta chiudendo proprio un ciclo storico, un eco. Abbiamo a lungo pensato che potessimo affrancarci dai vincoli naturali costruendo una civiltà totalmente fabbricata dalle mani dell'uomo. Nel momento in cui abbiamo creato questa frattura, questa separazione, abbiamo reciso il cordone ombelicale, rotta la relazione, l'effetto immediato è stato quello di convincerci che potessimo fare della natura quello che volevamo. Tanto lo stesso, la spazzatura che mettevamo sotto il tappeto non aveva alcun riflesso sui stessi. Chiaro? Questa storia è durata a lungo, lunghissimo, la storia del DDT degli anni 40, è uno dei tanti esempi della nostra dell'inconsapevolezza. Pensavamo di essere più intelligenti, abbiamo costruito una civiltà straordinariamente, diciamo, ambiziosa, capace di raggiungere gli obiettivi arditi, siamo arrivati sulla Luna, ma alla fine ci stiamo accorgendo che quella superiore intelligenza è una forma di ignoranza imperdonabile, perché non abbiamo realizzato per tempo gli effetti collaterali che quel tipo di scelta, di civiltà, stava generando non sull'ambiente soltanto, ma anche su noi stessi. Quello che sta venendo fuori anche questa sera, guardate, è l'ultimo atto, direi uno degli ultimi titoli di coda, diciamo, del crepuscolo della modernità. E cioè, è solo recentemente, negli ultimi 10 anni, roba recentissima, la consapevolezza, cioè, del nesso tra ambiente e salute. Perché fino a qualche anno fa abbiamo messo un sacco di tempo per renderci conto che l'ambiente, insomma, è un oggetto fragile, maneggiare con cura. Ce l'abbiamo messo parecchio tempo. Anche in Italia la legislazione di tutela ambientale è una legislazione degli ultimi decenni, va bene? E solo negli ultimi 10 anni che abbiamo preso coscienza che non basta nemmeno più la legislazione sull'ambiente, cioè mettere in campo alcune norme per tutelare questo oggetto fragile che abbiamo di fronte. Occorre incominciare a prendere coscienza che l'intossicamento di questo oggetto fragile, di questo habitat nel quale continuiamo a vivere, ha a che fare con la nostra condizione, entra nel nostro corpo. Il messaggio di questa sera è che quello che facciamo lì, quello che facciamo fuori di noi, in un passaggio estremamente rapido, quello che beviamo, quello che respiriamo, quello che mangiamo, entra dentro di noi. Quello che stiamo tentando di dire è che è solo recentemente abbiamo preso coscienza che il fuori di noi è dentro di noi, è carne della nostra carne, sangue del nostro sangue. Questo è il passaggio cruciale nel quale ci troviamo. Ed è un passaggio, guardate, io vorrei, guardiamo la cornice, poi arriviamo a parlare delle cose della Puglia, vorrei che prendessimo coscienza della,
diciamo, profondità di questo passaggio, ci chiude un ciclo. Posso citarvi un esempio che se fossimo meno provinciali tutti quanti avremmo colto con maggiore attenzione. Qualche giorno fa, il 13 di novembre, Obama si è incontrato con il presidente della Cina, non mi dite di chiamarlo per nome perché è troppo complicato, e per fare un accordo che è stato salutato, diciamo, come un fatto storico in Italia, tra filetti, qualche mezza pagina, insomma nessuno se le fila più di tanto. Che dice questo accordo? Si sono messi d'accordo sulle emissioni di CO2 in atmosfera. Ok, grande problema, adesso posso fare una piccola invasione di campo, già lui mi correggi. Ecco. Dice questo accordo che i due più grandi produttori di CO2, di ossido di carbonio nel mondo, finalmente sono resi conto che se si va avanti così non ne abbiamo per molto. Il primo produttore nel mondo di CO2, di ossido di carbonio, è la Cina. Ne emette 8 miliardi di tonnellate all'anno. Gli Stati Uniti, il secondo produttore, ne emette 5. Tutti e due insieme, 8 miliardi, ve la dico così, non so se avete visto anche questa notiziola qualche tempo fa, significa che Pechino ormai è avvolta in una immensa, gigantesca nube che impedisce di vedere il sole. Quando arriva 1.300.000 persone a vivere come noi viviamo, a produrre, a generare inquinamento, a usare le cose che avete sentito questa sera, esattamente come facevamo noi, succede il finimondo. Questo è il punto di rottura nel quale ci troviamo. Prima eravamo 700-800 milioni, grosso modo il 20%, adesso arriva la Cina che ovviamente ha l'ambizione di diventare una grande superpotenza con i nostri stessi standard di vita, poi arriva l'India, poi arriva l'America Latina, non so se mi spiego, diciamo, è questa la crisi nella quale ci troviamo. In Cina, a Pechino, accade che il sole non lo vedono, diciamo, da diversi mesi, e qualche mese fa si sono inventato una cosa che è allucinante e incredibile. Hanno fatto un tablone gigantesco che simula il sole, per dare la percezione ai cinesi che quando escono il sole, diciamo, un simulacro di sole si possa vedere. Questa è la situazione della Cina. E a proposito di malattia oncologica, ne parlavamo dopo le visite che la nostra delegazione pugliese ha avuto in Cina, e loro sono predisposti a gestire la più grande epidemia oncologica nei prossimi 30 anni. Parliamo su 1,3 miliardi di centinaia di milioni di ammalati che si preparano, di tumore che si preparano a gestire. Cioè, stiamo parlando di qualcosa che è letteralmente spaventoso, diciamo, per dimensione. Tutto quello che noi abbiamo raccontato per numeri piccoli, immaginate appunto come possano moltiplicarsi su quella dimensione così ampia. Allora, hanno fatto questo accordo, 8 più 5 sono 13, insieme fanno il 40% delle emissioni della produzione di ossido di carbonio nel mondo. I calcoli ci dicono questo, ci dicono che la Terra ha una riserva di risorse naturali capaci di assorbire, è facile il numero, 1 miliardo di tonnellate di ossido di carbonio. Gli alberi, un po' tutto il patino, tutto il patrimonio di risorse naturali regge un altro 1 miliardo di tonnellate di ossido di carbonio. Dopo va in tilt. Se si continua così, quel capitale di risorse naturali ce lo bruciamo entro il 2040. Dopo il 2040 andiamo verso il patatrac. Il patatrac significa che la temperatura della crosta terrestre aumenta di 2 gradi e con 2 gradi appunto si rompe il ciclo dell'acqua. Quello che diceva anche Elvira poco fa, si sciolgono i ghiacciai, tutto quello che sta accadendo in questi giorni in Italia, l'alterazione del clima, quello che è accaduto in Liguria, quello che è accaduto a noi a settembre sul Gargano, quella roba lì, con 2 gradi la Terra incomincia ad andare verso uno squilibrio ecologico probabilmente irreversibile, questo è il punto. Come si frena? È la grande domanda politica del mondo. Il primo punto nell'agenda del mondo è questa roba qui. Come si frena, diciamo, come si frenano le emissioni, come si governa l'alterazione del clima, come evitare che quello che stiamo facendo all'ambiente entri dentro il nostro tessuto, dentro il nostro paesaggio, dentro la nostra vita. Non stiamo parlando di Piero Angela, stiamo parlando
delle vere questioni dalle quali dipende la nostra vita nel futuro, la possibilità stessa che ci sia una vita nel futuro. So se lo percepite così. Per me, diciamo, è il primo punto all'ordine del giorno, anche perché, e dico quest'ultima cosa, poi torniamo alla Puglia, anche perché la prospettiva, guardate, è che tra 35 anni, grosso modo, saremo 10 miliardi sul pianeta. E se 10 miliardi di persone cominciano a vivere come viviamo noi, il collasso, diciamo, è inevitabile. Expo 2015 è nutrire il pianeta. Non è a caso. È nutrire il pianeta. Come stiamo tutti, come produciamo, come consumiamo, come ci alimentiamo, concependo una famiglia umana da 10 miliardi di persone, possibilmente con uno scenario anche di equità. No, vogliamo stare tutti insieme, o lo immaginiamo ancora come una specie apartheid? Io penso di no. Si chiama tutti, siccome siamo tutti quanti, diciamo, democratici e progressisti, lo immaginiamo solidale questo pianeta, no? Come? Allora, il tema è questo. Se questo è il tema, guardate, questo significa rivedere tutto. Noi stiamo dentro questo congiunto, anche quello che sta accadendo qui in Puglia, questo è. Posso dire che qui in Puglia il punto di rottura che ci ha fatto capire quanto sia cruciale questo aspetto, questo tema, il momento nel quale abbiamo preso coscienza che quella roba lì ha a che fare con noi, è stato proprio la vicenda di Taranto. Sono stati i tarantini, in fondo, per prima a dire che le cose così non potevano andare avanti. Sono stati i tarantini proprio, Little Cedar, cioè a ridosso di quella vicenda lì, a rendersi conto che il link, il legame tra quello che accadeva nell'azienda, quello che accadeva nella loro vita, era così evidente, così immediato, così diretto, che il punto di sostenibilità andava rotto. Ma tanto una metafora, avete sentito questa sera, di una situazione più complessiva che, diciamo, a macchie di leopardo non è meno grave. È chiaro? Allora, la cosa che voglio dire è che noi stiamo dentro questo mondo, in questo momento, dinanzi alla sfida di rivedere tutto. Di rivedere, cioè, l'idea di uno sviluppo che stia dentro quei vincoli e non fuori in alterazione di quei vincoli. La grande sfida dinanzi alla quale siamo è concepire un futuro nel quale produrre, consumare e vivere stiano dentro, recuperano questa dimensione di relazione. Siamo dentro questo rapporto di armonia. Questo è una cosetta di questo genere che sta accadendo un po' in tutto il mondo e io penso del quale anche la Puglia o si sente protagonista o sarà travolta. La sfida che lanciamo è che i prossimi 5 anni siano 5 anni di sperimentazione, appunto, di laboratorio, in cui proviamo a concepire uno sviluppo diverso. E per fare questo non serve meno conoscenza, serve molta più conoscenza, molta più ricerca, molta più capacità di innovazione. Serve tutto questo perché dobbiamo imparare a fare molto di più con molto meno, consumando il meno possibile. A fare, guardate che questo, sto dicendo delle cose complicate, me ne rendo conto, significa anche riverificare i parametri con i quali valutiamo, diciamo, le cose importanti. Noi siamo valutati con la crescita quantitativa, il PIL, questa roba qui. Andiamo verso un mondo nel quale questo parametro ossessivo di misura sta vacillando sempre di più, sta manifestando sempre più insufficiente. Lo sviluppo, secondo me, sarà sempre più uno sviluppo qualitativo piuttosto che quantitativo. Quello è un delirio dal quale dobbiamo uscire. L'idea che possedere di più sia il parametro di misura del successo e della felicità di un popolo non funziona così. Dobbiamo darci altre variabili con le quali misurare quello di cui effettivamente abbiamo bisogno, magari per vivere meglio e per vivere bene. Dentro questa roba qui si consuma appunto la sfida dei prossimi 5 anni, quello che decidiamo il 30 novembre. Ecco, siamo planati in Puglia, siamo messi i piedi in Puglia. Ha a che fare con quello che è accaduto in questi 10 anni e quello che potrà accadere nei prossimi 5 anni. Perché, vedete, noi l'abbiamo riassunto, domani lo troverete su Facebook, lo troverete un po' sul web, con una parola molto chiara, molto forte, molto drastica, se volete, radicale. Perché io penso che dinanzi a questa evidenza noi dobbiamo essere radicali. Senza mezze misure, zero, zero, zero consumo di acqua, zero spreco di territorio e zero emissioni. Questo è il punto.
se sono vere le cose che abbiamo ascoltato questa sera, noi dobbiamo raggiungere appunto equilibrio con l'ambiente che sia in grado, la posso dire con uno slogan, nei prossimi 5 anni di fare le cose necessarie a garantire la vita qui in Puglia nei prossimi 50 anni, nei prossimi 500 anni, nei prossimi 5.000 anni. Altrimenti non ci mettiamo. E queste cose non si fanno tra molto tempo, si fanno nei prossimi 5 anni, è già tardi, ne abbiamo già persi tanti di anni. Nei prossimi 5 anni costruire le condizioni, diciamo, ritornare ad essere specie umana, altruistica e non egoistica, non continuare a accaparrarci le nostre risorse, negando la possibilità di vita alle generazioni che verranno. Questo è il punto politico, culturale, non so, fate voi, va bene? Allora, zero significa rivedere anche molte cose con le quali noi ci siamo approcciati e i grandi problemi di questi anni, diciamo, della Puglia, no? Ciclo dei rifiuti. Noi abbiamo preso la Puglia che è il 22%, la lasciamo di raccolta differenziata, la lasciamo al 27%, troppo poco, insufficiente. E io lo dico con amicizia, perché questo è un punto dirimente, di differenziazione forte, di alternativa radicale anche con Michele Emiliano. Michele utilizza questo scarso risultato sulla raccolta differenziata per dire in Puglia, magari, visto che i pugliesi non sono in grado di raccogliere in modo differenziato, di rispondere culturalmente a quella sfida, servono valorizzatori, inceneritori in Puglia per risolvere i problemi dei rifiuti. Non è così. Non è così, questo è il punto di rottura, lo dico molto chiaramente con Michele. Questo ci porta non solo nel passato, ma ci porta probabilmente la lobby più opaca degli interessi che si muovono nel ciclo, diciamo, dei rifiuti, che vorrebbero non chiudere il ciclo dei rifiuti. E che quella sfida si possa vincere in modo moderno, lo dicevano entrambi alla fine, no? In modo moderno. E lo dimostrano anche le cose che sono accadute in questi anni, perché Sibari appunto chiude col 23-24% di raccolta differenziata. Andria, 100.000 abitanti, con un'amministrazione di centrodestra, per cui non c'è differenziazione politica, no? Ci sono amministrazioni che fanno bene e quelle che non fanno bene. 100.000 abitanti ha raggiunto il 70%, e con il 70% di raccolta differenziata, diciamo, il ciclo si chiude, e si chiude senza la necessità di intossicare appunto con le emissioni, con i termovalorizzatori e l'area pugliese. Non so se mi spiego. La questione, la sfida è: perché non siamo riusciti a costruire una cultura di cittadinanza attiva anche negli enti locali per fare in modo che quello che è accaduto a Macchia di Leopardo potesse cadere diffusamente in tutta la Puglia? Io penso che i prossimi 5 anni ciclo dei rifiuti significhi ovviamente fare grandi accordi con i produttori per ricurre il più possibile la produzione degli imballaggi, ma soprattutto porci quell'obiettivo realistico e raggiungibile attraverso una cultura della partecipazione, far sentire i pugliesi che la Puglia del futuro, una Puglia sana, incominciamo a costruirla, adesso ci andiamo a casa, con il gesto che faremo in cucina a casa. Con quel gesto lì incominciamo a costruire una Puglia più sana, più salubre, più durevole nel tempo, oppure costruiamo una Puglia che depreda le opportunità di futuro alle generazioni che verranno. In quel gesto lì, zero consumo di acqua, significa quello che diceva anche Elvira poco fa, meno consumo, spreco di acqua, scusate, ovviamente. Cioè dell'acqua abbiamo bisogno tutti quanti noi, ma zero spreco di acqua significa prendere coscienza, per esempio, che il 70% del consumo di acqua in Puglia è per uso irriguo, per l'agricoltura. Non è come pensiamo noi, che gran parte dell'acqua potabile serve per bere e per necessità vitali. No, il 70% se ne va per uso agricolo, mentre appunto le acque di depurazione le buttiamo a mare. È la follia. Quel ciclo che non si chiude, questa roba qui, in paesi con la tecnologia attualmente disponibile, in paesi molto più avanzati, l'acqua depurata, non dico che si beve, ma insomma, diciamo, è pienamente potabile. Il fatto che quell'acqua la sprechiamo, utilizziamo acqua pulita per irrigare i campi in una regione che è City Bond, vi ricordate, diciamo, la letteratura inizio Novecento, no? È allucinante. E il disordine amministrativo, la molteplicità degli interlocutori, il fatto che non c'è un unico soggetto che gestisce il ciclo integrato delle acque, significa che noi siamo ancora nella preistoria di questa roba qui.
i prossimi 5 anni, zero spreco di acqua. Guardate che recuperare quello spreco significa non solo ricaricare la falda, ma anche probabilmente dare un impulso produttivo all'agricoltura. Pensate se la nostra olivicoltura, che quest'anno ha avuto una mazzata appunto della stagione così, potesse avere una disponibilità idrica per consentire una, diciamo, irrigazione continua, no? Acqua in abbondanza. Non so se mi spiego. Zero spreco di acqua significa chiudere il ciclo delle acque. Così come zero emissioni inquinanti, ovviamente, diciamo, significa chiudere la partita con il passato, le ferite, le ulcere profonde che stanno nel nostro tessuto, come quelle dell'Ilva innanzitutto, ma come quella della centrale al carbone di Cerano. Noi abbiamo ancora una centrale a carbone, 14 chilometri di nastro, nastro trasportatore a cielo aperto di carbone, non so quanto particellato, diciamo, non lo so, va bene, e c'è nell'aria, no? Si respira, si inala, no? Per inalazione. Ma allora l'Europa 2020, quella che stabilisce una progressiva fuoriuscita dal carbone, io penso che debba significare qui in Puglia assumere un atteggiamento molto forte, molto esigente, con cui noi chiediamo al governo e chiediamo anche all'ENI e all'Enel di stabilire entro che termine Brindisi, Cerano escono dal carbone. Bisogna porre una prospettiva di speranza a quella comunità. Il tempo del carbone sta finendo, anche perché sta finendo il carbone, per la vita. Deve finire. Il futuro è altro, e tra l'altro abbiamo anche cominciato a sperimentare con le fonti di energia alternativa. So se è chiaro. Ma questo non significa solo le grandi questioni ambientali, quelle che sono state toccate questa sera, l'Ilva, il Cerano, il carbone, no. Significa, siccome io su questo voglio picchiare, perché è la grande questione, entrare anche nei nostri stili di vita. Zero emissioni significa, mi ha detto Simone stasera, diciamo, Cristiano, e me l'ha detto l'altro giorno, e l'ho visto che l'ha scritto anche su Facebook, e uno degli indicatori di cancro più diffusi è tra le casalinghe che frequentano le zone commerciali del centro città, quelle più intasate, quelle più inquinate da smog. Allora, guardate, il fatto che stiamo in una regione che l'80% è pianeggiante e che ha 10 mesi di sole all'anno, e vai e trovi una congestione automobilistica insopportabile, è la misura di quanto noi siamo ancora lontani, inconsapevoli di questo, della grande sfida. Quando nell'altro assessorato abbiamo lanciato la sfida di mettere la Puglia sulle due ruote, non era una cosa, diciamo, sfottiamolo un po' i pugliesi, insomma, diamogli un po' di fastidio. E questo, rivedere i modelli di mobilità. È pazzesco che qui con il sole ce ne andiamo in macchina per fare 200 metri e andare a fare la spesa, e invece a Berlino sotto la neve si va in bicicletta. È semplicemente allucinante. Non significa non voler bene noi stessi, non voler bene nemmeno l'ambiente. Lanciare una sfida forte anche sul sistema del trasporto pubblico urbano, trasporto pubblico locale in generale. Lanciamo, io ho provato, diciamo, ad avviarla, a un certo punto si è interrotto un po' il cammino. L'idea del biglietto unico integrato, oggi era Canosa, ieri era Spinazzola, no? Grandi aree dell'interno, la Puglia profonda, no? Che pongono problemi di connessione, di integrazione, no? L'idea di un biglietto unico in cui si aggreghino tutte, si integrino tutte le offerte di mobilità pubblica nella nostra regione, e che veda un fortissimo investimento, un fortissimo rilancio del trasporto pubblico locale, fa parte di questo ragionamento. Stiamo parlando delle cose da fare, dell'agenda da riempire nei prossimi 5 anni, per fare in modo che i prossimi 5 anni segnino quella svolta. Guardate che questo è il parametro che ci orienta anche nel gestire le grandi partite che riguardano la Puglia. Penso a quelle delle infrastrutture, la questione della TAP, la questione delle trivellazioni. La Puglia fa gola. Oggi la Puglia fa gola. Allora, l'idea che oggi c'è una Puglia che sta in piedi e dica sì sì, se è il caso, se quella proposta di infrastruttura è compatibile con questa idea di sviluppo, e dica no se non è compatibile, è una svolta anche questa nella storia del Mezzogiorno, perché finora noi col cappello in mano, disperati, ci beviamo l'Ilva, Cerano, ci beviamo Cerano, Manfredon, tutto quello che ci porta era lo sviluppo, era la modernizzazione, la grande industria che entrava nel Mezzogiorno. Vi ricordate?
non è un secolo fa, è qualche decennio fa. Stiamo entrando in un altro mondo nel quale, cioè, finalmente, siccome abbiamo imparato a fare sviluppo e incominciamo ad avvertire che bisogna farlo così, diciamo sì quando è sì e no quando è no. E questo sud che dice no dà fastidio. Posso dirlo che dà fastidio anche in queste primarie. Va bene? Qualche interesse forte che pensa di essere padrone della Puglia sta provando a scegliersi l'interlocutore politico con il quale magari viene facile discutere. Di cosa fare nei prossimi 5 anni. Ecco perché, guardate, il messaggio è proprio questo: nei prossimi 5 anni decidiamo cosa accadrà in Puglia, in quale Puglia vivranno le generazioni che verranno nei prossimi 50 anni, nei prossimi 500 anni. Io penso, si dice in questa campagna elettorale, che c'è una forte penuria di contenuti, visioni corte, no? Uno sguardo un po' radente al suolo, no? Tra terra, no? E io penso che questa sera invece sta venendo fuori la risposta più bella, perché c'è una visione che sta animando anche il nostro confronto, il nostro stare insieme, c'è un'idea lunga. È come se per la prima volta stiamo cominciando a capire qual è il nostro ruolo, la nostra missione, che cosa stiamo a fare, che cosa ci chiede questo tempo di fare. Molto bella questa cosa. E non per noi, per la prima volta non stiamo parlando solo di noi, ma stiamo parlando degli altri, di quelli che non ci sono, di quelli che verranno. E questa è la forma più alta di responsabilità, è la forma, la espressione più nobile della politica, quando il suo sguardo lungo appunto abbraccia anche i bisogni delle generazioni che verranno. Questo secondo me è il nucleo, quello che stasera sta emergendo, il nucleo, un primo embrione di una grande prospettiva, di nuova politica della quale c'è bisogno in questo tempo di crisi. Mi piacerebbe respirarlo anche sul piano nazionale, no? Piacerebbe respirare, diciamo, questo ossigeno, diciamo. E invece quello che secondo me manca in questa Italia che declina è proprio quello che manca, è proprio la capacità di pensare oltre la crisi, di pensare cosa possiamo diventare dentro questo passaggio che chiamiamo crisi, no? Ora, un'ultima cosa volevo dirvi. Stattina su Facebook, e quando ho scritto il post sull'iniziativa di stasera, tra l'altro citando, partendo da Acerbi è un calciatore del Sassuolo di 26 anni che ieri sera è esordito in nazionale, e Acerbi sembrava finito perché qualche anno fa gli avevano diagnosticato un cancro ai testicoli, sembrava finito calcisticamente almeno, e invece è un bel esempio di un ragazzo che e ce l'ha messa tutta. È una bella storia, bella, intensa, di voglia di vita che ha sconfitto la malattia. E sono partito da Acerbi, ho raccontato un po' i concetti che adesso ci stiamo ripetendo. Nei post che sono arrivati c'è uno di Felice. Ciao Gianluca. C'è uno di Felice. E Felice è uno che invece è stato richiamato nella trincea della malattia e mi scrive: come fai a avvertire dentro di te questa energia i momenti nei quali ti senti che appunto ti crolla tutto addosso? Gli ho detto che quell'energia non sai di averla, ad un certo punto scopri che è dentro di te, dentro di te, no? Sta dentro di te, devi solo covarla e liberarla, e sta accanto a te le mani che ti tengono stretti le tue fragilità nei momenti in cui appunto rischi di cadere. E vedete, quell'energia in fondo deriva dalla lotta alla quale la malattia ti chiama, perché è una carogna malattia, ti chiama ad una lotta estrema senza esclusione di colpi. E non puoi né risparmiarti né eluderla, né scappare, né fuggire, la devi affrontare a viso aperto. In quel momento lì senti che dentro di te appunto ci sono le possibilità di rispondere, vada come vada, perché nessuno di noi conosce la parola
finale di quella lotta, di quella sfida, di quel corpo a corpo con la malattia. Però una cosa ho capito, e cioè che c'è un momento di questa lotta nel quale, questa cosa per la verità l'ho imparata da altre testimonianti e l'ho capita bene vivendola anche in prima persona, c'è un momento nel quale o ti lasci schiacciare dalla malattia, dalla sofferenza, oppure la prendi e la condividi, la liberi. E l'unico modo per liberarla è dargli un senso. Se ti schiaccia è finita. E ci sono dei momenti in cui ti sembra così soverchiante il suo impatto che non puoi fare nulla, ti senti impotente, no? E se vinci quel momento, capisci ad un certo punto, c'è quel punto, c'è sempre quel punto, in cui quella malattia, quella sfida, quel dolore, quella sofferenza si può rovesciare. Può diventare uno straordinario grimaldello per scoprire il senso, per andare fino in fondo nel senso della tua esperienza di vita. E vedete, quel senso, io l'ho frequentato il potere, e l'ho abitato. Ci ho preso anche una certa confidenza, 6 anni come sindaco, 10 anni come assessore. So come funziona la sua subdola capacità di fascinazione, no? Di seduzione. Ti risucchia fino a svuotarti, ad annullarti. Ma guardate, quello che noi pensiamo possa essere il fine che era, il senso che riassume tutto, in realtà è una dimensione stupida, meccanica da vita. Io penso che per vivere, per dare un senso a questa nostra sfida, ci voglia molto di più. Il fuoco. Io sto vivendo questa esperienza provando a sentirmi solo una scintilla, non voglio delirare, non voglio apparire come quello che sta delirando, cioè, voglio tenere i piedi per terra, voglio avere una profonda consapevolezza dei miei limiti, va bene. Però voglio sentirmi una scintilla che dà una mano ad accendere molte altre scintille che insieme possono appiccare il fuoco della speranza. La speranza è molto di più del potere. La speranza è uscire. Come al solito non vale, adesso mi fate emozionare e volevo chiudere invece. Ecco, la speranza è uscire questa sera di qui, mettercela tutta fino al 30 di novembre, convinti che noi possiamo essere migliori, che il mondo può essere migliore e noi possiamo essere uno strumento per migliorare questo mondo. Non è affatto detto che è vero quello che respiriamo in giro, appunto, l'intossicazione di sfiducia e di cinismo della quale ci avveriamo ogni giorno, ci alimentiamo ogni giorno. Non è affatto vero. Il tempo che ci attende può essere un tempo, un mondo migliore. Io penso che sentirci protagonisti, dare il nostro contributo per realizzarlo, per vincere con un minimo di speranza questa sfida, sia una ragione buona, non solo per vivere, ma per impegnarci nei prossimi 5 anni. Mettiamocela tutta.